Ciao a tutti gli amici di Nuova Finestra. Oggi parliamo di cantieri a distanza, la gestione di un cantiere che già è difficile per un serramentista, aggiungendoci la difficoltà della distanza, diventa più complesso, ma soprattutto aumentano i rischi economici, soprattutto che un errore o una dimenticanza possa comportare. Ad esempio, in questo cantiere a Milano che abbiamo eseguito, dal quale prendo spunto per parlare di questo articolo, ci trovavamo a circa 300 km di distanza, il che vuol dire 3 ore, 3 ore e mezza di macchina, e a traffico permettendo, perché poi dopo subentrano anche altri imprevisti, posso subentrare nelle grandi città. 3 ore, 3 ore e mezza andare, 3 ore, 3 ore e mezza a tornare, più il tempo di stare in cantiere, eccetera, eccetera, più la benzina, più l'autostrada, vuol dire che un problema meno di 1.000 euro non ti costa, anche una semplice dimenticanza. Per questo è molto importante gestirla nella maniera migliore. Oggi abbiamo degli strumenti che ci aiutano tantissimo, se pensiamo solamente a una telefonata o una videotelefonata che ci mette nelle condizioni quasi di essere in cantiere e le piccole cose si possono risolvere in questo modo. Una volta non era così, quando c'era il telefono a gettoni, bisognava addirittura andare nella cabina a telefonare, non potevi chiamare il muratore in cantiere, quindi dovevi prendere sulla macchina e andare sul posto. O pensiamo anche a quello che succede oggi col telefono, con la mail di un telefono o dal computer. Una volta esisteva il telex o il fax per mandare documenti e non è che potevi mandare chissà che cosa. Oggi possiamo mandare degli allegati di PDF, di progetti, di AutoCAD, di tantissime cose che ci aiutano molto nella gestione del cantiere, che comunque va trattata in un certo modo per essere efficace. E voglio fare una precisazione. Parliamo della gestione del cantiere a lavoro acquisito, perché mi aspetto che è già stata fatta tutta la fase di preventivo. E quando si parla di un lavoro a distanza, mi aspetto che il cliente sia anche venuto nella nostra sala mostra, nella nostra produzione, per vedere tutte le soluzioni e toccare con mano il nostro modo di lavorare, tutto quello che possiamo offrire per lui, perché se è stato gestito solamente mezzo mail, punto primo, si rischia di fare dei giri a vuoto perché poi magari non ci si trova quando si trova là in cantiere, o peggio, si trova al lavoro finito che si iniziano a posare i serramenti e il cliente potrebbe dire: ma questo non è quello che pensavo, che mi immaginavo, perché da una mail è difficile trasferire tutto quello che invece si può trasferire di persona o toccando con mano le soluzioni che sono all'interno di una sala mostra, ad esempio, o vedendo una produzione, se avete la produzione. Partendo da questo presupposto, il modo migliore di gestire un cantiere, soprattutto se a distanza, è avere dei processi aziendali ben definiti per tutte le fasi del cantiere. Mi viene da pensare, ad esempio, la prima fase sarà predisporre il cantiere, iniziare la progettazione dei controtelai, fare un rilievo preliminare per vedere che le misure prospettate sono corrette, se è una nuova costruzione o se è una ristrutturazione pesante. Se è una sostituzione di fissi, il primo sopralluogo serve ancora prima di iniziare a fare le tavole. Poi, se sono i controtelai, ci sarà una fase di ordine dei controtelai, una fase della consegna e o della posa in opera. Poi ci sarà una fase del rilievo esecutivo una volta che sono stati installati i controtelai. A seguire ci sarà la produzione o l'ordine degli fissi e poi ci sarà la posa in opera. Nell'intermezzo di queste fasi ce ne possono essere tante altre e dipende dal proprio processo. Ad esempio, quando un cantiere è complesso o l'impresa si rivela un po', abbiamo un sentimento che non sembra un'impresa che abbia capito tanto quello che deve fare, si potrebbe pensare, prima cosa, di proporre all'ADL di posare i controtelai direttamente, oppure gli facciamo posare uno o due campioni tipo e si fa un sopralluogo a vedere che sia corretto. Perché andare a trovare magari un controtelaio che non è posato correttamente e si modifica è una cosa, andare quando sono tutti posati e finiti e trovare delle cose che non vanno bene
è una situazione spiacevole per tutti, per noi, per il committente, per la direzione dei lavori, per l'impresa, è una situazione nella quale è meglio non trovarsi, soprattutto se si è a distanza. Poi nell'intermezzo di queste fasi ci deve essere una fase di scelta delle finiture, del colore, delle maniglie, degli accessori, di tanti piccoli dettagli che è difficile sapere in fase di preventivo, in fase di accettazione dell'offerta, perché magari in quella fase, se non ho la costruzione, ancora non si sono decise le tinteggiature, i pavimenti, tantissimi materiali che poi si devono combinare con la finitura degli infissi. Ad esempio, quando abbiamo fatto questo cantiere a Milano, abbiamo deciso che gli infissi dovevano essere RC2, che dovevano avere i vetri tripli, il tipo di materiale, ma poi successivamente magari ha deciso il modello corretto delle maniglie, ha deciso che voleva aggiungere i contatti dell'allarme, ha deciso le finiture dei portoni blindati che magari sono molto configurabili. Tutte queste piccole cose vanno fatte in una fase prima della produzione degli infissi, quindi o si fa prima del rilievo esecutivo a controtrai montati o si fa subito dopo o in contemporanea, altrimenti si hanno le misure definitive e si è ancora fermi perché non si può iniziare né la produzione né l'ordine dei serramenti. A livello di sopralluoghi minimi indispensabili, direi che l'indispensabile è il primo preliminare, che si va a vedere la situazione di cantiere, si prendono le prime misure per fare la produzione dei controtelai e si inizia a fare anche un po' di... si interfaccia un pochettino con l'impresa edile, gli si dà un po' di informazioni su quello che dovranno eseguire, se dovranno eseguire loro delle opere, come immagino sia così in tutti i cantieri che state seguendo. Poi un secondo sopralluogo indispensabile sarà la presa delle misure esecutive una volta che i controtelai sono installati. Ecco, questi sono due proprio il minimo, poi ci sono anche tutti quegli altri, come abbiamo detto, se si vuole fare una verifica, se il cantiere è molto complesso, magari uno o due controtelai posati, si aggiunge un sopralluogo per fare questa verifica. Come se invece si va a posare direttamente i controtelai, a quel punto servirà la squadra che esce a posare i controtelai. In concomitanza potrebbe uscire anche il tecnico l'ultimo giorno, così fa il rilievo e vede che tutto sia a posto. Poi chiaramente uscirà la squadra di posa. Ma dicevo, i sopralluoghi minimi indispensabili a livello di gestione del cantiere, perché se il cantiere è gestito bene, la squadra di posa, quando andrà a posare, avrà tutte le informazioni del caso, e soprattutto quelle logistiche, perché magari serve l'accesso con un mezzo pesante, serve una gru e tutte queste piccole cose che non devono essere lasciate al caso, perché altrimenti diventa un grosso problema quando c'è la distanza. Poi tutte queste fasi avranno delle attività da svolgere e queste attività devono avere delle procedure aziendali di come si fanno. Ogni attività, ad esempio quando abbiamo visto la fase della scelta dei colori dei materiali, noi abbiamo delle checklist che ci aiutano nella compilazione, quindi ci sono già tutte le cose che vanno scelte per mettere in produzione un infisso piuttosto che una tapparella, un portone blindato, eccetera, eccetera, e non corri il rischio di dimenticarti qualcosa. Le procedure dicono questa cosa, quando deve essere fatta, dice come deve essere fatta e dice quando deve essere fatta. Soprattutto le procedure funzionano bene quando sono aggiornate e funzionano benissimo quando succedono magari dei piccoli errori, delle dimenticanze o a qualcuno viene in mente una miglioria. In quei casi la procedura va aggiornata in modo che la volta successiva che si utilizza la stessa procedura, quel piccolo problema, quella piccola dimenticanza non può essere trascurata, perché si legge la procedura e questo è quello che bisogna fare. Le procedure ci aiutano tantissimo nel nostro lavoro quotidiano, perché ci permettono di non dover ricordare mille cose, quindi siamo più efficienti. E poi quando vogliamo inserire qualche nuovo collaboratore, avendo già delle procedure, quando lui dovrà svolgere quell'attività, inizierà leggendo quella procedura e la farà esattamente come noi abbiamo pensato di farla, e poi ci darà anche una chiarezza di tutto il nostro processo, che deve essere fatto veramente bene e deve essere proprio delineato, altrimenti il cantiere a distanza può diventare problematico. Se farete tutto quello che vi ho raccontato durante il video, anche la gestione dei cantieri a distanza sarà semplice come quello che si può con un cantiere che potete gestire a pochi chilometri di distanza.
Spero questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi abbia dato qualche stimolo, qualche pensiero per migliorare la nostra vita lavorativa quotidiana. Ci vediamo al prossimo numero. Ciao!